Cristiano era un uomo di fede, ma anche di scienza. Da sempre si era dedicato alla medicina, cercando di alleviare le sofferenze dei suoi pazienti con le cure più avanzate. Non aveva mai messo in dubbio l'esistenza di Dio, ma neanche quella delle leggi naturali che regolano il mondo. Per questo, quando sua moglie Anna gli propose di andare a Medjugorje, il famoso luogo delle apparizioni mariane, lui accettò con scetticismo. Anna soffriva di una grave forma di sclerosi multipla, che le rendeva difficile muoversi e parlare. I medici le avevano detto che non c'era speranza di guarigione, e che l'unica cosa che potevano fare era alleviare i sintomi con dei farmaci. Anna, però, non si era arresa. Era convinta che la Madonna potesse compiere un miracolo, e che visitare il luogo delle sue apparizioni potesse essere l'occasione per ricevere la sua grazia. Prima di continuare il racconto, vi chiediamo una gentilezza, quella di mettere un like al video e di iscrivervi al canale, e non dimenticate di condividere il video con i vostri amici. Cristiano amava sua moglie, e avrebbe fatto di tutto per vederla felice. Così, prese una settimana di ferie dal suo lavoro di primario in un ospedale di Roma, e organizzò il viaggio a Medjugorje. Si informò su internet, e scoprì che il luogo era diventato una meta di pellegrinaggio per milioni di fedeli provenienti da tutto il mondo. Molti testimoniavano di aver ricevuto guarigioni miracolose, o di aver avuto visioni della Vergine. Cristiano lesse anche le critiche dei detrattori, che sostenevano che si trattasse di una truffa orchestrata da alcuni veggenti locali, che si arricchivano sfruttando la credulità della gente. Cristiano rimase perplesso da queste accuse, ma decise di non farsi influenzare. Voleva andare a Medjugorje con la mente aperta, e giudicare con i suoi occhi. Il viaggio fu faticoso, ma anche emozionante. Cristiano e Anna presero un volo da Roma a Spalato, e poi un pullman fino a Medjugorje. Durante il tragitto, conobbero altri pellegrini, che li accolsero con calore e simpatia. Tutti avevano una storia da raccontare, una sofferenza da portare, una speranza da coltivare. Cristiano si sentì parte di una grande famiglia, e provò una sensazione di pace e serenità che non provava da tempo. Anna era raggiante, e sembrava aver ritrovato la forza e la vitalità che la malattia le aveva tolto. Arrivati a Medjugorje, si sistemarono in una pensione gestita da una signora gentile e ospitale. La camera era semplice ma pulita, e aveva una vista sul Monte Podbrdo, dove si diceva che la Madonna fosse apparsa per la prima volta nel 1981 a sei ragazzi del posto. Cristiano e Anna decisero di andare subito a visitare il luogo sacro, seguendo il sentiero che saliva tra gli alberi e le rocce. Lungo il percorso, videro delle statue della Madonna, delle croci e delle immagini sacre. Videro anche dei fiori, dei lumini e dei biglietti lasciati dai pellegrini come segno della loro devozione. Cristiano rimase colpito dalla fede e dalla devozione che trasparivano da quegli oggetti. Arrivarono alla cima del Monte Podbrdo, dove c'era una grande statua della Madonna con le braccia aperte. Intorno ad essa, c'era una folla di persone in preghiera. Alcune piangevano, altre cantavano, altre ancora tacevano in silenzio. Cristiano e Anna si avvicinarono alla statua, e si inginocchiarono davanti ad essa. Cristiano sentì un brivido lungo la schiena. Non sapeva se fosse dovuto al freddo o all'emozione. Guardò sua moglie negli occhi, e vide una luce intensa in essi. Anna gli sorrise, e gli disse, «Sento la sua presenza, Cristiano. La Madonna è qui con noi. Mi sta parlando al cuore. Mi dice che mi ama, e che mi vuole guarire. Mi dice che devo avere fede, e che devo seguire la sua volontà. Mi dice che tu sei il mio angelo custode, e che mi hai sempre sostenuto e protetto. Mi dice che siamo benedetti, e che ci aspetta una vita nuova». Cristiano rimase senza parole. Non sapeva cosa dire, cosa pensare, cosa fare. Si limitò ad abbracciare sua moglie,
e a stringerla forte a sé. In quel momento, accadde qualcosa di incredibile. Anna si alzò in piedi, e si mise a camminare. Camminava senza difficoltà, senza bisogno di appoggiarsi a nessuno. Camminava come se non avesse mai avuto la sclerosi multipla. Camminava come se fosse guarita. Cristiano la seguì, incredulo e sbalordito. Non capiva cosa stesse succedendo. Era un miracolo? Era una truffa? Era una coincidenza? Non lo sapeva, ma non gli importava. L'unica cosa che gli importava era che sua moglie stava bene, e che era felice. I due scesero dal Monte Podbrdo, tra gli applausi e le acclamazioni dei pellegrini, che avevano assistito alla scena. Tutti volevano toccare Anna, abbracciarla, benedirla. Tutti volevano ringraziare la Madonna per il prodigio compiuto. Cristiano e Anna si lasciarono travolgere dall'entusiasmo generale, e si unirono al coro di lodi e di ringraziamenti. Il giorno dopo, Cristiano e Anna andarono a fare delle visite mediche presso una clinica convenzionata con il santuario di Medjugorje. Volevano avere una conferma scientifica della guarigione di Anna. I medici li accolsero con cortesia, ma anche con diffidenza. Erano abituati a ricevere pellegrini che pretendevano di essere guariti miracolosamente, ma che in realtà non avevano alcuna prova a sostegno delle loro affermazioni. Spesso si trattava di casi di suggestione, di placebo, o di truffa. Cristiano e Anna si sottoposero a tutti gli esami richiesti, analisi del sangue, risonanza magnetica, test neurologici. I risultati furono sorprendenti, non c'era più traccia della sclerosi multipla nel corpo di Anna. Era come se la malattia non fosse mai esistita. I medici non riuscivano a spiegarsi come fosse possibile una cosa del genere. Non avevano mai visto un caso simile nella loro carriera. Cristiano e Anna erano felici ed emozionati. Avevano la prova che la loro guarigione era autentica, e che era stata opera della Madonna. Volevano condividere la loro testimonianza con il mondo intero, per dare speranza a tutti coloro che soffrivano. Ma i medici non erano d'accordo. Non volevano riconoscere il miracolo, né tantomeno divulgarlo. Volevano nascondere la verità, per proteggere i loro interessi economici e scientifici. Volevano continuare a sostenere che Medjugorje era una truffa, e che le apparizioni mariane erano false. Così, fecero una cosa terribile, falsificarono i documenti medici di Anna, cancellando le prove della sua guarigione. Poi, la minacciarono di denunciarla per frode, se avesse osato parlare della sua esperienza. Le dissero che era stata vittima di una manipolazione psicologica da parte dei veggenti di Medjugorje, che le avevano fatto credere di essere guarita per spillarle soldi. Cristiano e Anna rimasero scioccati da questa reazione. Non capivano come dei medici potessero essere così crudeli e disonesti. Non capivano come potessero negare l'evidenza dei fatti. Non capivano come potessero offendere la Madonna e la loro fede. Ma non si lasciarono intimidire. Avevano la coscienza pulita, e sapevano di aver vissuto un miracolo. Decisero di denunciare i medici corrotti, e di rendere pubblica la loro testimonianza. Contattarono un giornalista di un'importante testata cattolica, che si interessò al loro caso. Il giornalista fece delle indagini, e scoprì che i medici facevano parte di una lobby anti-Medjugorje, finanziata da potenti gruppi di interesse che volevano screditare il fenomeno delle apparizioni mariane. Il giornalista scrisse un articolo in cui raccontava la storia di Cristiano e Anna, e denunciava lo scandalo dei medici falsari. L'articolo ebbe una grande eco mediatica, e suscitò l'indignazione dell'opinione pubblica. I medici furono arrestati, e processati per falsificazione di documenti e tentata estorsione. Cristiano e Anna furono riconosciuti come testimoni credibili, e la loro guarigione fu accettata come prova del miracolo. La Chiesa Cattolica,
che fino ad allora era stata cauta nel pronunciarsi su Medjugorje, decise di aprire una commissione di inchiesta per verificare l'autenticità delle apparizioni mariane. La commissione ascoltò i veggenti, i pellegrini, i testimoni, i medici e gli esperti. Dopo un'approfondita analisi, la commissione concluse che le apparizioni erano vere, e che Medjugorje era un luogo di grazia e di conversione. Il Papa annunciò la sua decisione di riconoscere ufficialmente Medjugorje come santuario mariano, e di incoraggiare i fedeli a visitarlo. Cristiano e Anna furono invitati dal Papa a partecipare alla cerimonia di inaugurazione del santuario, che si tenne a Medjugorje davanti a una folla oceanica. Il Papa li benedisse, e li ringraziò per la loro testimonianza. Cristiano e Anna si sentirono onorati e commossi. Ringraziarono il Papa, e soprattutto la Madonna, per averli scelti come strumenti della sua volontà. Da quel giorno, Cristiano e Anna vissero una vita nuova, piena di gioia e di amore. Continuarono a esercitare la loro professione medica, ma con uno spirito diverso. Non si limitavano a curare i corpi dei loro pazienti, ma anche le loro anime. Li aiutavano a trovare la fede, la speranza e la pace. Li portavano a Medjugorje, per farli incontrare con la Madonna. Cristiano e Anna erano felici, perché sapevano di aver compiuto la missione che Dio aveva loro affidato. Sapevano di essere stati testimoni del suo amore infinito, e della sua misericordia senza confini. Grazie per aver seguito questo video, ci vediamo al prossimo.